amici di Tutto Sport Imolese, siamo qui col capitano della Virtus Spes Vis Nunzio Corcelli. Virtus 4 torri 81-84, Nunzio, poteva andare meglio. Sicuramente, abbiamo perso, quindi doveva andare meglio. Un finale che ha visto la Virtus con la possibilità di impattare proprio l'ultimo secondo, era meritato? Era meritato magari sotto alcuni punti di vista, cioè la voglia di non mollare a meno 10, anzi meno 12, a 2 minuti dalla fine. Era meritato se entrava, ma dall'altro punto di vista non era meritato per il gioco che avevamo espresso precedentemente. Eppure la Virtus aveva cominciato molto bene, nel primo quarto sembrava che non ci fosse quasi più partita. Sì, magari a quel punto lì abbiamo avuto presunzione e sono venuti a mancare i passaggi, i giochi completi che magari riuscivamo a concludere nei primi due quarti. Da notare comunque che anche nei primi due quarti avevamo difeso abbastanza male perché avevamo subito 36 punti e in casa subire 36 punti nei primi due quarti alla lunga non paga molto, infatti si è visto. Dopo il Ferenzuola ci si aspettava un riscatto in casa contro Quattro Torri, che comunque l'anno scorso avete affrontato nelle semifinali playoff, non è mai comunque un avversario normale e tranquillo. No, è sempre una squadra tosta, allenata benissimo da Cavicchioli. Ci eravamo allenati molto bene questa settimana, credevo anch'io potessimo far risultato. Evidentemente ad un certo punto scatta qualcosa che ci ferma, che ci blocca. Devo ricordare anche che siamo tutti nuovi, sono rimasto solo io dagli anni passati e diciamo che gli ingranaggi si dovranno oleare per bene. Capitano, idolo indiscusso comunque della curva, già anche l'anno scorso lo eri. Un pensiero a questi tifosi che comunque fino alla fine, fino all'ultimo secondo hanno creduto nella rimonta. Li ringrazio, i ragazzi sono simpaticissimi e sono presenti ad ogni trasferta e niente, a loro dico di non sparlare come spesso accade qui a Imola, ma avere fiducia in questo gruppo di ragazzi che ogni giorno durante la settimana si allena forte e con intensità e con la voglia. Noi ci metteremo sempre il cuore ed è la cosa più importante. Quindi da stasera si chiude il capitolo 4 torri, si pensa già alla prossima per cercare di andare a nuovo riscatto. Assolutamente sì, è sempre così nello sport. C'è chi scende, c'è chi sale e un weekend vince uno e l'altro weekend vince l'altro. L'obiettivo a questo punto rimane sempre lo stesso? L'obiettivo è quello. Sono due sconfitte e inizio campionato. Io non mi preoccupo, i ragazzi non si preoccupano. L'importante è rimanere coesi sia in squadra che a livello di palazzetto e di pubblico. La domanda era appunto questa, lo spogliatoio comunque mi è sembrato tutto sommato tranquillo, all'uscita i giocatori mi sembravano abbastanza tranquilli. Sì, ragazzi, è una sconfitta, ci può stare e niente, non so cosa dirti, noi siamo sereni, siamo incazzati certo, perché due sconfitte consecutive, soprattutto se abbiamo giocato male, è logico che noi giocatori sale la rabbia, però non bisogna mai farsi sfuggire dalla mente l'obiettivo finale. Ok, ringraziamo allora il capitano, grazie per la disponibilità, dopo anche una sconfitta presentarsi davanti al microfono non è mai facile per esperienza, un grazie, un saluto a Nunzio Corcelli. Grazie a voi, ciao. Ciao.